Al congresso della Federazione Nazionale della Stampa numero 26, svoltosi dall'11 al 14 gennaio scorso a Bergamo, c'era un ospite segreto, un convitato di pietra sempre presente, eppure non ufficialmente convocato, un mondo intero cui pensare di affidare il futuro dell'intera professione, eppure ancora lontano da una seppur minima e necessaria rappresentanza sindacale, ma anche professionale. L'online. L'online è il futuro del giornalismo? Sicuramente, perché non c'è un altro futuro. Giornalismo online hanno parlato gli ospiti prestigiosi convenuti a Bergamo nei 4 giorni della kermesse. Di informazione sulla rete hanno discusso i delegati sindacali, o almeno la maggior parte di essi, nel corso dei loro interventi al microfono del palco della Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII. Ma io penso che sia uno dei tanti futuri della nostra professione in realtà, nel senso che si tratta di uno strumento che viene utilizzato dai diversi comparti nei quali è ormai suddivisa la nostra professione. Certamente fa parte del futuro, di questo sono sicuro. Delle modalità con cui ne fa parte e ne farà parte in futuro ho qualche approfondimento da fare. Nel corso del congresso alcuni dotti spunti hanno fatto chiaramente intendere che la rete e il giornalismo digitale, oltre ogni ragionevole dubbio, sono necessari, forse indispensabili, forse addirittura imprescindibili per mettere mano al più presto ad una riforma pesante del mestiere del giornalista, magari con attenzione e pudore, magari anche utilizzando una volta tanto strumenti mutuati dal quotidiano più che dalla modernità. Stiamo già sperimentando anche noi freelance che le nuove tecnologie sono il nostro futuro. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dire che collaborando per un'agenzia di stampa normalmente mi trovo a utilizzare un sistema editoriale particolare. Prossimamente avremo anche la possibilità, l'opportunità di fare dei servizi anche con delle videocamere, quindi quella è la frontiera verso cui stiamo andando e il progresso è inarrestabile, non è che possiamo fermarlo. La cosa importante sarebbe avere l'adeguata formazione, questo sì, ed è una cosa che noi freelance rivendichiamo e chiediamo a gran voce, vabbè, pagateci poco, almeno fateci la formazione. In qualche modo di online ha parlato anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino. Buona pace delle migliaia di blogger che ogni giorno in onda nel web con informazioni pagate anche solo 10 centesimi, adombra che ci sia qualche speranza per coloro e per altri come loro di veder riconosciuto, almeno da un punto di vista retributivo, il proprio lavoro. Siamo sicuri, ha detto Iacopino, che a carico dei direttori di queste realtà non si possano aprire procedimenti disciplinari. Molti di questi colleghi, che sono migliaia, ha continuato Iacopino, non hanno voce, non perché l'FNSI non sia disposta a difenderli, ma perché non hanno neanche i soldi per potersi iscrivere al sindacato o pagare la quota dell'ordine. È il futuro in cui bisogna credere, bisogna scommettere e soprattutto in cui bisogna attrezzarci, perché può essere una grande opportunità, ma le grandi opportunità non cadono come la manna dal cielo, le grandi opportunità si costruiscono con contratti, con regole, con percorsi sindacali, con l'attenzione di una categoria a un qualcosa che per il momento assomiglia più al Far West che a un assetto professionale riconosciuto e con le regole che merita e che dovrebbe avere. Però noi bisogna scommetterci su questo e ci si scommette soltanto andando a vedere qual è questo mondo, quali sono i colleghi, e ripeto la parola colleghi, che in questo mondo vivono, lavorano, cercano perlomeno di vivere e lavorare, ma bisogna assolutamente lasciarsi alle spalle una certa disattenzione e una certa difficoltà di capire che abbiamo avuto in questi anni. Andrea Merola, fotoreporter veneto, ha chiesto nel corso del suo intervento la creazione di strumenti che facilitino la vita ai già sfruttatissimi freelance. In particolare, il collega veneziano ha parlato di creare, in collaborazione con le associazioni stampa locali, delle piattaforme online a basso costo per favorire i freelance che non possono commercializzare il loro lavoro e sfuggire così al caporalato delle agenzie di intermediazione. Credo che sia gran parte del futuro del giornalismo.
credo principalmente che i messaggi abbiano lo stesso effetto, la stessa portata a seconda del formato a cui vengano affidati. In linea di massima immagino che il supporto telematico sia più versatile, più ecco, di più immediata fruizione. Uno spunto in linea con la questione digitale è arrivato da Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Secondo Galimberti ci sono siti russi e spagnoli che alle 6 del mattino mettono online l'edizione del Sole 24 Ore. Ora noi giornalisti, ha detto Galimberti, invitiamo l'azienda a rivendicare il diritto d'autore. I nostri abbonamenti da 130.000 di qualche anno fa sono scesi a circa 90.000, anche per colpa della pirateria. Allo stato attuale sembra quasi che abbiamo paura, ok? Sembra quasi che abbiamo paura di prendere in mano questa cosa che si chiama online, giornalismo online, e di dire ok, questo è il futuro. Che significa? Come funziona? Come facciamo? Come lo sfruttiamo? Come lo utilizziamo? Cioè, c'è una barriera culturale che è veramente spaventosa. Vale per l'online e vale per tantissime altre cose. Nella fattispecie, cioè, se noi non riusciamo a fare un salto, resteremo sempre fermi. E quindi, allora sì, la qualità della nostra informazione andrà sempre più a scadere. Un esempio concreto di avvicinamento e messa in pratica della quotidianità digitale è arrivato a Bergamo dalla Toscana. Paolo Ciampi, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, ha raccontato la recente istituzione di un gruppo di lavoro specializzato nell'online che si chiama DGT, il Gruppo Giornalisti Digitali Toscani. Il problema è che l'online è un dato di fatto, come la multimedialità è un dato di fatto, però il discorso è che devono essere presi in carico da quelli che sono i rappresentanti sindacali per dire come, dove, per quanti soldi, con chi e con quante persone deve essere fatto. Ovviamente trattare l'argomento dell'organizzazione del lavoro, così come è previsto dal contratto, esattamente come avviene per il resto della carta stampata o delle TV o altro.